Ciao a tutti e ben ritrovati su Just Eric & Manel. Ciao a tutti. Cosa si fa oggi? Un video un po' easy? Oggi si pappa. Oggi proveremo alcuni snack, merendine, che abbiamo, specifichiamo il tutto, no? Abbiamo speso. Abbiamo scelto noi, abbiamo fatto un piccolo ordine online perché non sono tutti reperibili purtroppo nei supermercati, quindi... Ecco. Si tratta di snack biologici, quindi sani, li proviamo insieme e magari vi consigliamo quale acquistare e quali no. Ok, io direi di iniziare perché la pancia chiama, okay. Quindi proviamo subito, iniziamo con... Cosa ci offri? Vediamo. Break ai piselli bio. Oddio, okay. Allora, ingredienti... Farina di piselli al 51%, farina di mais 48%, sale... Stop. Direi di provare io. Ce l'ho fatta, primo colpo. Vediamo com'è. Prima gli uomini. Vai. Se non sopravvivo, mi sacrifico, lo faccio per voi stavolta. L'odore non è che sia tanto invitante. Vado. Perché forma. Non è che siano. Come... cosa sa? Una cosa un po' familiare. Cosa può? I piselli però. Ecco, non mi veniva la parola giusta. Non è che siano proprio massimo. No, per me sono bocciati. No, quei pisellini... Poi il sale detta... non si sente proprio. Che detta così può anche... No. Vieni, no. No. Ne ho assaggiati di molto meglio. Niente, questi... Siamo da parte, questi qui non... Io ero curioso di assaggiare, questo lo assaggio io, perché so che tu non ci vai... Queste mini... Le mini mele. Cioè, non so... Cos'è qua? Ok. Ingredienti... Questo magari è uno snack da portare magari in ufficio, a scuola. Sono mele, degli snack pronti. Mele essiccate, 94%. Succo di mela concentrato. Fibre di mela. Acido citrico. Okay. Facciamo provare, dai, proviamo. Oddio! Ho capito che hai protagonisti. Oddio, non funziona. Sono forte. Oddio. Come se può ermeticamente. Ah! Lo boccerei già subito a fiore. Ok, dai. Ce l'abbiamo fatta. Dai, non mani estremi. C'è una della mia. Così. È easy, questa è l'apertura. Proprio abbastanza un po'. Vabbè. Oddio. È tipo un agglomerato di mele. Sì, però di odore di prosciutto. No. Oddio! Non è stata una buona idea. Sembra. No. Sembra caramellato. Sì. Buona, la pallina quasi guardata. No. Ma adesso devo dire che mi sta sorprendendo. Croccanti. Sto andando giù che. Ok, passiamo al prossimo, vediamo cosa pesco. Ok. Soffi al riso bio. Dovrebbero essere delle mini gallette piccoline. Vediamo un attimo. Gli ingredienti. Dove sono? Sono tutti. Ah. Farina di riso, farina di mais, olio di mais, amido di mais, sale, rosmarino. Erbe aromatiche, spezie, aromi naturali. Questi pretendono. L'apertura è già. E gli si è più visibile. Oh, fanno profumo di rosmarino. Vediamo, vuoi provare? Che profumo. Oddio, ma... Dovevo assaggiare io. Ho fame. Me l'ha rubati. Tipo galletta, forse. Buonissimi. Questo è buono. Questo è buono. Per un piccolo assaggino. Allora. Per un piccolo assaggio. Me l'ha rubati tutti. Già che ce ne sono poche dentro. Allora, per chi ama il rosmarino, sono... fantastici, veramente. No, Un voto? Non ci parlo con la bocca piena. Voto? Tu. Voto tu. No, promossi, sono buonissimi. Buoni. Okay. Ottimi, se questi li trovate, provateli. Bene, bene. Un assaggio qua alla mela. Che... Ma dopo il rosmarino non... Proprio, ci sta. Allora. Non la volo un po' secca. Allora, utilizziamo. Utilizziamo, assaggiamo. Queste qui ha le lenticchie, presumo. Lentil chips. Lentiglias, linsen. Insomma, questa è forse sotto. Ok. Gli ingredienti. E qui è un problema. È tipo.
giapponese quasi. Sono tutte. No. Sono scritte in... Va bene, mi sta critico. Dai, sarà farina di lenticchie con... Profumo, papuzza. Oddio, non dormo zio molto. Senza... Da, tipo quando esce l'aria, no? Sì, l'aria dal dove non batte il sole. Vabbè, censuriamo questa parte. Okay, oddio, assaggio perché non. Che gusto è? Lima. Questa è soia, non ho capito. No, magari, mi piacciono. Magari con qualche salsetta, forse, no? Una salsina. Fanno di terra. Per come stai mangiando. Ah, ecco. Farina di lenticchie, fecola di patate. Farina di patate, olio di girasole, sale marino, polvere di curcuma. Forse la curcuma, che ho abbastanza. Forse hanno esagerato la curcuma. No, no. Non è no, neanche la curcuma, è forse la farina di lenticchie, troppo. Sa di terra. Ok, dai. Direi di provare questi. Li avevo adocchiati. I rice chips. Natural, be organic, quindi. Dai, queste promettono bene. Non fritte! Eh già. Cosa c'è qui come ingredienti? Vogliamo vedere. Però vediamo. Ecco qua. Ingredienti, ingredienti. Qua farina di riso. Zucchero di canna. Olio di semi di girasole, presumo. Ok. Basta. E sale. Sì. Ok. Come prima? No. Ok, sì. Ci sono. Descrivici la cosa, dai. Putti. Perché? Non è tanto. L'odore può essere buono. La forma? Non lo voglio far vedere, è un po' da censurare, no. Da buchino. Da... È un occhio, dai. Potrebbe anche. No! Ragazzi, non ce la posso fare. No, cioè, fanno un po'. Oddio, no! Non sono buone. Ma cosa abbiamo scelto? Cos'è? No, il sapore non è male. Forse è delicato, no, buoni sono. No, buoni. Sanno di quel gusto tipo patatine infornate, dai. Quelle che trovi nel supermercato un po'. Patatine bianche. Sì. Dai, un po' sì. Parte un po' la forma, ripetiamo. Un po'. Però già mi scrupola. Un po' oleosa. Dai, con una sestettina. Tutte no? Le salsettine. Ah, no, no, dai. No, uno qua, ne dopo. Questo sono super curioso. Le avevo adocchiate anche, perché. Ecco, queste sono molto interessanti come. Le coconut specs. Specs. Cos'è? Crunchy! Oddio, è forse l'altro. Perché ce ne sono due simili. Ok. Chips and. Ok. Premetto che ha scelto tutto lui, ha fatto l'ordine lui, quindi io non. Sì! Ok, coconut chips. Gli uomini che fanno la spesa. Nectar, non lo so. Non lo so. Provo io allora, testo io qua. Oddio. Infatti sono. Vado. Fanno puzza. Mamma mia! Cioè di fumo quando brucia qualcosa. È vero! Quando brucia della legna, tipo. Sì. No. Chiama i pompieri. Super affumicate. È affumicatino. È fresco. Certo, fresco. Anche il cocco. È tipo impregnato, non buonissimo. Non ce la farei mai ad assaggiarli. È come se prendi un pezzo di legno e te lo metti in bocca. Va bene, allora è molto mafili. Interessante. È ruvido del... Però buono. No, no, buono. Questo mi piace. Guarda l'odore proprio di legna. No, fa puzza. Cos'è mangiarteli? No, è abbastanza buono questo, però mi tiene sempre uno alla mela. Ci sta sempre per quello sta sempre lì. Vediamo se c'è qualcosa per me. Vai, vai, questo. Snack ceci e lenticchie con rosmarino. Ecco, dove c'è il rosmarino siamo tranquilli. Vediamo gli ingredienti. Farina di ceci, farina di lenticchie. No, olio di semi di girasole, semi di papavero, sale, rosmarino. No, semi di papavero, no. Ok, io direi di provare. Cos'è? Tipo un biscotto di marano. Buoni. Hanno la consistenza di dei biscotti tra biscotti e crackers. Il rosmarino non si sente tanto, si sentono i ceci, ecco. Sì, dai, buono. Il gelato sembra un po' di cocco affumicato. Oddio,
Voglio mango. Buoni. Dio. No, allora, dovete sapere che Manuel mixa il tutto quando mangiamo, proprio dal dolce al salato al... Non dirlo, certe cose. Sì, no, invece si dice. Cioè io non riuscirei a mangiare dal salato al dolce o viceversa. No, io sono abituato a mangiare il dolce magari prima del pranzo, sì, della cena. Durante il pranzo. Ma lo gusti meglio. Come si fa? Ecco, l'ultimo, questo l'ho lasciato perché... Questo per te. Perché proprio ne avevo di bisogno. No, non avevo bisogno. Le potato chips gusto fennel. Cos'è il fennel? Dillo tu. Pinocchio. Ok. No, chinocchio. Ok. Il pinocchietto. Vediamo. Oddio. Allora, queste sono le uniche che hanno un aspetto di patatine. Questa è buona, mi sa. Verdi. Guardate, qui si vede qui. Che profumo di pinocchio. Questo non è il mio preferito. Allora, ora faccio una richiesta. Comprami 10 di buone. Questo. Devo comprare 10, buonissime. Veramente. Come ingredienti? Come ingredienti saranno? Ecco! Patate, olio da sole, foglie di mais, sale marino, tratto, semi di finocchio, la cipolla, aglio, no! Non ci baceremo più. Pepe, prezzemolo, cardamomo, l'agricoltura biologica conservare un luogo fresco e asciutto. Ok. Perfetti. Che dire? Io continuerei a mangiare, visto che stasera... Io sono rimasta abbastanza delusa. Bene, cioè, sembrava... Cioè noi abbiamo fatto uno dei primi video assaggi, penso, io non ne ho visti, di snack sani, sani, proprio sani come un pesce. Che potete magari fare. Tutte... No, noi non amiamo particolarmente tutte le cose che sono tipo spazzatura. È ambolato, oddio devo... devo... Va bene, allora io continuo questo qui, che sono tanta roba, che dire? Devi aggiungere qualcos'altro? Presto arriverà un video che ho promesso, Into the Wild, nella natura, sempre vicino, sempre. Proprio urla, non so, ok. Quindi. Quindi restate sintonizzati sul canale Jocelyn e Manuel, che presto arriverà un video davvero speciale. Io sono emozionatissima. Organizzato, abbiamo parlato già con... Con chi dovevamo parlare. Ha detto il tutto, ci ha dato completa disponibilità, quindi se non questo, il prossimo ancora. Vedrete un video completamente immerso nella natura. Mamma mia, non vedo l'ora. Dai, magari... La mia GoPro, dai. Magari piacerà anche a voi, speriamo di sì. Ok, quindi lasciate un bel like se volete vedere il video già subito, prossimo video. Dai, quindi, speriamo di arrivarci. Fateci sapere se avete provato voi qualcosa o ci volete fare provare qualcosa, magari un sito dove vendono appunto queste cose. Sì, infatti. Se li avete assaggiato qualcuno. No, bocca a me, bravo. Ok, lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Io sono Erika. Di tutto perché... Lui è Manuel. Ci vediamo alla prossima.